Ettore Ercolini, ancora una volta la sorte benevola, tirate per quarti domenica 2 settembre, grande voglia quindi di rivalsa rispetto alle note vicende del giugno scorso. Sì, sicuramente è stata una giostra particolare, come sai quando poi usciamo subito al primo colpo diventa difficile recuperare, quindi veramente serata molto molto storta. Come hai detto te, diciamo c'è quest'altra possibilità che siamo sempre quarti, il che vuol dire tanto perché comunque aspettiamo gli altri, vediamo, anche se parto dal presupposto che comunque la giostra noi bisogna farla per conto nostro, bisogna essere coscienti di fare il punto per poi essere in competizione. Ecco, dal 2008 un filotto vincente, certamente non volete aspettare il 2013 per continuare. Ma sicuramente no, per noi domenica è una giostra importante proprio perché vogliamo continuare ad avere questa positività che abbiamo ogni anno. Chiaramente abbiamo a che fare con altri tre quartieri molto molto difficili, abbastanza attrezzati, ma io penso che faremo sicuramente del tutto per arrivare in fondo. Senti, te l'aspettavi l'exploit di Porta Santo Spirito? Ma senti, io devo dire che questo ragazzo mi è piaciuto molto alle prove, l'ho visto con tenacia, l'ho visto voglioso e sicuramente pensavo che facesse bene. Addirittura poi, oltre che far bene, ha avuto quella defaianza, ha recuperato subito, sicuramente segno anche un po' dell'incoscienza, però veramente devo dire che anche oggi e ieri si sta comportando bene e tanti complimenti a questo quartiere che sta facendo molto bene con i giovani e quindi chiaramente andrà avanti per questa strada. Senti, torniamo a Porta Crucifera parlando proprio di ragazzi. Vedo tanti ragazzi che si stanno impegnando perché si sta per svolgere la tradizionale cena del maccherone. E ci sono state delle penalità nei confronti di alcuni ragazzi del tuo quartiere. Vuoi spezzare una lancia proprio per loro? Ma devo dire questo, che Porta Crucifera, secondo il mio modesto parere, ultimamente, negli ultimi anni, si sta comportando in un certo modo, cioè quello di rispettare tutte le regole cavalleresche che la contornano, quindi quando si parla di giostra. Mi dispiace perché io penso che anche la giostra di giugno, siccome l'abbiamo sbagliata noi, al di là di quello che è successo del maestro di campo, l'ho detto in più volte, lo ripeto anche stasera, io penso che hanno inasprito un attimino un po' troppo i toni, perché questi ragazzi che sono stati squalificati sono ragazzi che partecipano attivamente alla vita del quartiere, ragazzi che vogliono bene al quartiere. Ho visto ragazzi piangere quando è arrivata questa squalifica, quindi io penso che secondo me bisogna stare un attimino attenti quando si fa queste cose, perché è vero che ci sono delle regole, però la giostra l'abbiamo portata avanti. Io per primo sono sceso dal palco per dimostrare appunto che sono attaccato a questa manifestazione. Nel momento che eravamo fuori ho cercato insieme ai miei dirigenti di riportare il tutto alla normalità, quindi mi è sembrato un attimino un po' eccessivo. Un po' eccessivo anche perché questi ragazzi si impegnano 365 giorni l'anno e magari lo scendere in piazza vestiti dei propri colori rappresenta anche il coronamento proprio di un anno di sforzi. Esatto, noi facciamo molta difficoltà, specialmente il capitano fa molta difficoltà a preparare la giostra perché abbiamo tantissime richieste, tanti ragazzi che effettivamente vogliono vestirsi. Sappiamo che le giostre sono due e anche i numeri dei posti sono limitati e quindi questi ragazzi quando indossano questo costume sanno quello che stanno facendo e lo fanno nel migliore dei modi. Chiaramente sbagliamo tutti e ci mancherebbe, io penso che secondo me redarguendoci verbalmente era già tanto, hanno voluto pesare con la mano, vediamo quello che succederà, noi abbiamo fatto ricorso, aspettiamo le risposte. Moreno, tu sei uno dei 11 squalificati a causa dei fatti avvenuti in piazza lo scorso 23 giugno, ci fai un attimo il riepilogo di quello che è successo? In parole povere, diciamo che abbiamo ritardato l'entrata, ma non perché volevamo ritardare l'entrata, perché giustamente i cavalieri di casata e i parafrenieri devono portare i cavalli dove viene fatto il doping e il tragitto praticamente è un po' distante dalla piazza. Noi essendo ultimi siamo stati più penalizzati perché giustamente quando il maestro di campo dà il consenso a correre carriera noi siamo ancora o sotto le logge Vasari o addirittura a portare i cavalli. A quel punto lì abbiamo trovato praticamente l'ingresso sbarrato per prendere posizione dove eravamo stati assegnati e lì c'è stato diciamo un non so se volontario o involontario, uno stop, c'era la polizia, c'erano lucchi e lì c'è stato praticamente un'incomprensione che ha costretto noi cavalieri di casata e parafrenieri a ritardare l'entrata e prendere posizione. Quando di già il giostratore praticamente Lodovini era già giù al pozzo, a quel punto lì noi abbiamo forzato perché mi sembrava quasi ingiusto che noi
figuranti e si dovesse vedere la carriera anche se di un altro quartiere sotto le logge. E noi a quel punto lì abbiamo, diciamo, quasi forzato l'ingresso in piazza. Lì c'è stato un po' di parapiglia che la magistratura secondo me non ha interpellato nel senso giusto della giostra. Senti, oggi è martedì 28 agosto, stiamo registrando questo speciale, voi avete nel frattempo fatto ricorso al Gran Giurì, avete buone possibilità che il ricorso venga accolto? Ma io so che il quartiere, nella figura del rettore e del capitano, ha fatto già, diciamo, il ricorso al Gran Giurì per togliere, diciamo, queste squalifiche che secondo il mio punto di vista non sono state eque. Mi spiego brevemente. Noi Cavalieri di Casata e Parafrenieri siamo stati tutti squalificati, più il maestro d'armi ha preso 3 giostre che mi sembrano abbastanza eccessive. E io ritengo che, diciamo, il ricorso, se il Gran Giurì è un Gran Giurì, dovrebbe praticamente, non dico togliere quasi tutte le squalifiche, però dimezzarle. Senti, a parte ora le vicende del giugno scorso, comunque da squalificato l'impegno di Moreno rimane sempre lo stesso, perché io ti ho visto anche in altre occasioni negli anni scorsi sempre al tuo posto, sempre a fare il responsabile del vino qui alla cena del Maccherone. Sì, ormai sono quasi 20 anni e l'ho iniziato quasi per scherzo. E non è il fatto di essere squalificati, se uno ama il quartiere e ama la giostra ce l'ha nel sangue, perciò o vestirsi o non vestirsi non vuol dire niente. Sofia Baloda, quest'anno nuova responsabile del gruppo femminile di Porta Crucifera, quali le iniziative sotto giostra messe in cantiere dalle donne di Porta Crucifera? Ok, allora, prima di tutto non mi piace chiamarmi responsabile, scusa, ma sottolineo subito, ci siamo rafforzate, qui siamo nessuno responsabile, tutti lavorano, tutti si danno da fare. Il gruppo donne era incentrato, il lavoro del gruppo donne era un po' incentrato tanto sulla cucina e su tutto quello che riguardava la ristorazione. Quest'anno la decisione è stata di rafforzare questo gruppo e orientare anche una parte delle nostre forze verso delle attività sociali. In particolare quest'anno, ieri sera in modo particolare, abbiamo assistito a una cosa veramente bella, veramente emozionante, un progetto portato avanti dalla Barbara Peruzzi, che ringrazio infinitamente per quanto ci ha arricchito ieri sera. Il progetto praticamente prevedeva un lavoro di teatro. Teatro integrato, a Barbara piace chiamarlo contaminato. Contaminato perché? Perché c'è l'integrazione tra persone diversamente abili e non. E veramente è uscita fuori una serata meravigliosa, perché i ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una commedia brillante, che peraltro veramente invito tutti ad andare a vedere, dei spaghetti pollo insalatina. E, ma che dire, è stato emozionante, veramente tanto. Senti, io ho visto in questi giri, non soltanto per Porta Crucifera ma anche negli altri quartieri, ragazze, donne, non soltanto in cucina ma veramente in qualsiasi ambiente, anche addirittura nelle scuderie per prendersi cura dei cavalli del quartiere stesso. La donna comincia a comandare anche in giostra? Ma le donne comandano sempre, chi l'ha detto che non hanno comandato mai prima? E per quanto riguarda l'equitazione, come no, perché no? Le donne vanno a cavallo, quindi perché non occuparti delle scuderie? Io stessa vado a cavallo da tanti anni, quindi non mi sta certo pensiero prendere un cavallo o rifare il box, nessun problema. E quindi è giusto che le donne prendano parte assolutamente alla vita di quartiere, ma non relegate, come si diceva, nelle cucine o quant'altro, ma proprio alla vita di quartiere. Per tutto quello che può servire, la donna c'è. Aldo Brunetti, è stata interessante la giostra del giugno scorso senza, dopo tantissimi anni, un Brunetti in piazza? Beh, mi tocchi su un punto un po' personale, per cui potrei rischiare di non essere obiettivo. A me è mancato e dovrebbe essere mancato anche alla giostra, perché i personaggi come il valletto della Lanciadoro, chiamiamolo così, come il nonno degli sbandieratori e come qualcun altro, andrebbero conservati sotto naftalina e tirati fuori per la giostra, perché fanno parte della storia della giostra. Chiaramente io, vederlo in tribuna, ho provato come i primi anni che io sono, da quando sono uscito da questo quartiere, no? Ecco, all'inizio è triste, poi dopo ci si abitua a tutto, non è un problema.
Ecco, infatti io ho parlato di un Brunetti, perché ci sono state situazioni, l'hai accennato anche tu, che la giostra ha visto addirittura due Brunetti in piazza, no? Sì, io come in passato o anche di più, tanti anni fa, perché purtroppo gli anni che ho sono molti, ma c'è un anno, nel 56, pensa un po' quando vado, c'era il mio povero babbo che era cancelliere della giostra e io e mio fratello più grande di me, anche lui purtroppo non c'è più, eravamo nei valletti del comune, quindi eravamo in tre. E poi dopo siamo stati in due, io come rettore o comunque facente parte del quartiere di Porta Crucifera e mio fratello responsabile della Lancia d'Oro. Senti, veniamo a quella di settembre. Porta Crucifera tira per quarto, è una posizione privilegiata o ogni lancia, ogni giostra ha una storia a sé? Hai detto bene te, ogni giostra ha la storia a sé, ma soprattutto rientra nella bravura, nella preparazione che hanno ormai questi giostratori. Io dico sempre, lo dicevo anche tanti anni fa, che tirare per quarti non è che sia quel vantaggio perché ti regoli su quello che hanno fatto gli altri, perché se gli altri hanno fatto un grosso punteggio magari ti mettono in difficoltà. E il vantaggio è soltanto in caso di spareggio. In caso di spareggio regolarsi su uno che ha tirato prima di te è fondamentale, perché siamo già stanchi, siamo già con l'adrenalina piuttosto sul pesante, quindi in quel momento avere un punto di riferimento è eccezionale, per quello quando se si tira quarti io dico va bene. Senti, nel giro che ho fatto per i quartieri, ai campi di allenamento, ai campi di prova, ho visto grande dovizia, grande cura dei particolari, ma non si è perso magari anche quello spirito pionieristico che magari vivevate voi, tu da valletto, oppure anche i primi tempi che eri rettore? Diventai rettore, mi ricordo, nell'80. Il mondo cambia. Oggi si viaggia con l'iPod, si viaggia con l'iPhone, oggi hanno messo, su questo non sono d'accordo, le cellule fotoelettriche per misurare la velocità della carriera, io la toglierei subito. E per cui non è inutile stare a ricordarsi i tempi in cui Coppi e Bartali facevano 24 forature in una. Oggi no, oggi il mondo è cambiato, le gomme sono cambiate, quindi la cura dei. Allora non c'erano i cavalli l'avrai letto da qualche parte, venivano presi in affitto il lunedì della giostra. A volte erano cavalle, come si dice, pregne, a volte erano cavalle che avevano un occhio solo, per cui non c'era, era un po' tutto improvvisato. Oggi c'è una perfezione da professionisti, te l'ho detto, si va nell'eccesso, perché la cellula fotoelettrica per me è un controsenso, è veramente un cazzotto in un occhio alla giostra, perché il sistema, una volta lo dicemmo io, Fagliero Papini e il povero Tonino Morelli, in un'intervista che ci fece il Corriere di Arezzo, e dicemmo la cellula fotoelettrica è il burattino, se tu giri, tieni la molla piuttosto dura e non metti quel burattino un pochettino, come si dice, aperto, allora vai tranquillo che i giostratori devono camminare, perché se no sanno che prendono le palle sul groppone, tutto lì. Allora, Niccolò Capaccioli è stato il primo quartierista di Porta Crucifera che si è aggiudicato uno dei biglietti di tribuna della giostra del 2 settembre. Come hai fatto? Ho fatto la coda, è stata abbastanza lunga come cosa. A che ora sei andato davanti al porto nella biglietteria? L'ora non si dice, però presto sono andato, nella mattinata. Allora, l'impegno di questa sera per voi giovani è quello di servire ai tavoli per la tradizionale cena del maccherone. Sì, c'è questo impegno da parte dei giovani, non solo nei tavoli ma anche nel chiosco a dare da bere dopo per la festa. Ormai sono diversi anni che c'è questa cena e c'è sempre l'impegno dei giovani per il quartiere, che sono a servizio del quartiere. Ecco, hai detto bene, c'è sempre l'impegno dei giovani a servizio del quartiere, perché non c'è soltanto la settimana del quartierista, ma Porta Crucifera si anima tutto l'anno e i giovani animano Porta Crucifera tutto l'anno. L'impegno è dimostrato tutto l'anno in tutte le scene che si fanno mensilmente, vengono fatte delle cene, delle feste, sempre meno male per richiamare gente al quartiere, perché il quartiere, se va vissuto tutto l'anno e non solo in settimana di giostra. Senti, ci sono anche alcune quartieriste qui con te, giovani quartieriste, chi sono più validi, i giovani o le ragazze?
No, bene o male la loro bella figura la fanno tutti, certo, con l'aiuto dei giovani si lavora bene, in simpatia, però con l'aiuto di tutti si lavora meglio. Allora Maurizio, le nozze d'oro con il maccherone, oggi 50esima edizione della cena del maccherone per Porta Crucifera. Questo è un grosso traguardo veramente, perché col supporto e il lavoro che fanno le nostre donne riusciamo a fare questo. È una ricorrenza che, come l'hai detto te, 50esima edizione che facciamo, è una gioia immensa vedere questo attaccamento ai nostri colori e tanta gente che lavora. Senti, lo speaker ha chiesto un applauso per le cuoche, ma credo che l'applauso vada esteso a tutti i ragazzi del quartiere che si danno da fare non soltanto per la cena del maccherone, non soltanto per la settimana del quartierista, ma 365 giorni all'anno. Oggi i quartieri lavorano veramente 365 giorni all'anno, c'è varie manifestazioni durante altri periodi al di fuori della giostra e poi abbiamo vivo tutte le sere il circolo, per cui c'è bisogno di persone giornalmente nelle nostre attività. Senti, tirate per quarti, la sorte benevola, fino a che punto? A giugno non è andata poi così bene? Quando purtroppo facciamo dei tiri che quelli che non vogliamo fare, che sono quelli che non abbiamo preparato, fa parte della giostra. Essendo quarti, io ho detto oggi ai colleghi che sicuramente io ci tirerei sempre per quarto, perché un piccolo vantaggio c'è. Questo settembre cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo possibile. Sindaco, Porta Crucifera, il maccherone, binomio vincente, giostra del Saracino e culinaria, il biglietto da visita per Arezzo e tutto il suo territorio. Beh, maccherone di Porta Crucifera è storicamente consolidato, eh? Devo dire che è uno dei piatti più buoni che si possano mangiare. Tutti i quartieri hanno delle specialità e quindi noi approfitto di questo per andarle a assaggiare un po' tutte. Senta sindaco, ma tra Giostre del Saracino e Palio di Siena nei prossimi anni ci potrebbe essere un pericoloso avvicinamento, come la mettiamo? Noi siamo per la Giostra del Saracino, gli altri facciano la loro strada. Allora Luca, ti abbiamo visto non molto tempo fa, anche se accaldato, con il labaro per rendere omaggio a San Donato. Questa sera sono tutti a mangiare, te rimani invece a fare sorveglianza. È comunque una soddisfazione vedere in questa festa del maccherone tanta gente che mangia, tanta gente che poi non sono tutti di Porta Crucifera, no? No, d'altronde il maccherone ormai le nostre donne impastando a mano è una cosa che col cedrone è rinomata, è una cosa fantastica. Quest'anno abbiamo ben pensato anche di fare una cosa un pochino privé, diciamo, mettere tutte le persone tranquillamente a tavola, tutte insieme, cercando di tenere una certa atmosfera senza avere una calca. Questo era quello che è importante. Senti, tirate per quarti, a giugno non è andata particolarmente bene, c'è grande voglia quindi di rifarsi. Ma io credo di sì, vedo che i ragazzi si stanno allenando con continuità e con voglia, questo è importante. Il quartiere lo sento forte ed unito e anche molto compatto. E andiamo anche avanti. Noi siamo fiduciosi, vediamo quello che viene fuori. Yeah.